ho visto questo programma televisivo tornando in albergo, perché sì, non guardando mai la televisione, lo dico sempre, appena sono in albergo con la televisione rimango inscemminito, e abbiamo scoperto in realtà che c'è anche in Italia, però sì, va in streaming, quindi ci sta, chiedo scusa che non sono informato di questa cosa, sì, tra l'altro una iena lo fa, quindi insomma sì, dovrei saperlo ancora di più, Palmieri. Va bene, comunque ragazzi, niente, se non l'avete visto, si chiama Naked Attraction. Naked Attraction, un ragazzo in studio, davanti a sé c'ha 4-5 cabine, sei, tipo del telefono, sei cabine. E praticamente cosa fanno? Loro è come quando con lì, tipo il contadino cerca moglie, cioè roba di date, sì, come si dice in inglese, cioè di persone che si incontrano e magari nasce un amore. Ma si parte dalla nudità. Uh-huh. Cioè tu scegli una persona vista nuda e poi finisci che vai in un bar vestito quando l'hai scelta. Sapete che quando si esce con uno, dico soprattutto agli uomini, quando esci con uno che ti piace, tu sei lì che bevi, no? Ma il tuo cervello, che è, noi abbiamo questo mostro da gestire, no? Più o meno, questo mostro dice chissà com'è nuda, cioè comincia a dire esatto, e soprattutto chissà com'è quando fa l'amore, chissà che faccia, tutti questi, questo mostro qua che ti dice nell'orecchio, devi saperlo prima o poi, non te ne puoi andare senza scoprire che faccia quando raggiunge un orgasmo. Però c'è anche nel film di Woody Allen, esatto, c'è anche nel film di Woody Allen che dice questa cosa, no? E invece lì è il contrario, cioè tu poi ti trovi al bar con una che hai scelto ma che hai già visto nuda, quindi niente, aspetta, dimmi, io vado nel letto, accendo la televisione, giro, va, c'era Kill Bill 2, bello tra l'altro, beh, c'era Kill Bill, poi un po' di film così classiconi, Big Bang Theory che fa sempre ridere, quelle lì così, a un certo punto mi giro e vedo 6 cabine, sì, 6 patatone. Cioè vedo la vagina, per dirla... Ma proprio l'organo? Si vede, no, proprio tutta l'orchestra. Cioè praticamente si tira su queste cabine, vedi i piedi, okay, vedi le ginocchia, okay, va su, si ferma e si vede proprio la patata. Prima inquadratura larga di 5 cabine, 6 cabine. Dettaglio poi, c'è tutto il televisore, c'è proprio la patatona lì. E lui che con la presentatrice lo commenta. Certo. E questa mi sembra le labbra molto belle. Che bella toppa. C'è, cioè il clitoride, così, certo. Dopodiché ne elimina una, dopo la tendina sale, pancia, così. Però scusa, a che distanza è il... Lui è in mezzo allo studio, come perché lo... te zoomi, ma zoomi per lo spettatore. Per lo spettatore, no, lui è lì, tipo quella ruota della fortuna, lì, come lì, è proprio il centro. Quindi 5 metri. Sì, ma commenta il corpo. Dopodiché tira su ancora un po' la tendina e si vede il seno, le facce non si vedono mai. E lui ne elimina un'altra, mi piace quel seno lì, a me piace. E lui questo qua diceva, a me piace quello lì perché riempie proprio la mano. Cioè proprio commentano come se fosse uno che deve comprare un... Dai, carne dal macellaio. È dell'apoteosi, no? Dopodiché, tra l'altro queste quando vengono eliminate escono in studio completamente nude, okay, girano su se stesse e poi andando via il regista gli inquadra la chiappa che fa pom 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 via. Ok. E niente, adesso abbiamo scoperto che c'è anche in Italia, sì, in streaming. Comunque io sono rimasto lì, comunque si vedevano proprio le... E niente. E come non è sexy tutto ciò? Perché no, davano più che altro faccia, davano. Io ho cercato di capire. Certo. Ho cercato di capire qual è la cosa bella e la cosa meno bella. Uh-huh. La cosa bella è che abbatte ogni tabù sulla nudità. Uh-huh. Cioè, tu quando guardi, dopo un po' che sei lì, tra l'altro ti danno nozioni. Diceva, per esempio, no? Ecco, queste labbra ti piacciono? Sì, le labbra. E a un certo punto va un cartone animato che dice. Solamente il 28% delle donne prova piacere nel donare del sesso orale al proprio compagno. Anche divulgazione. Sì, quindi io ho preso poi il telefono a scrivere, ma è vero che solo il 28%, dovevo chiedere in giro. Insomma, quindi la nudità buttata lì così si depotenzia un po', dopodiché lui sceglie la sua, vanno al bar vestiti, ma lei lo accanto. Ma il viso lo vedrà mai o lo vedrà solo al bar? Poi alla fine sceglie anche, le ultime due sono completamente nude, dai piedi proprio la patata, il seno, i fianchi, le facce, e lui ne sceglie una e va a farsi un cocktail con una. Ok, e poi? Li seguono da lì. Dopo lui si è dato appuntamento, ma lei non si è presentata, l'ha accannato, come si dice, l'ha accannato. Comunque, sono qua che ne parlo, comunque è una roba abbastanza... Come mai noi in streaming e noi invece su Rai 1 al posto dei pacchi? Cosa vorresti dire? A proposito dire? Di pacchi, perché c'è anche, poi ho visto la versione gay, un ragazzo che sceglieva gli altri uomini e poi una ragazza che sceglieva... Ma si vede il pisello, Cioè, proprio lì poi... Oh, pop, pop, pop. A un certo punto lui, nel scegliere l'ultima... L'hanno messo nudo anche lui in studio? Sì. Ok. E a un certo punto gli hanno fatto fare quello che faccio sempre io per ridere. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Lui l'ha fatto. Ma certo, devo vedere. E lei guardava, no? Sì, quando i piselli sono così a me piace. Si commentavano come...
Insomma, interessante, ragazzi. Ho fatto un bel weekend. Andiamo a sentire la Nina? Qual è il suo, la sua opinione? Bene. Perché alla fine la domanda è: ragazzi, sì, c'è una parte del corpo della vostra donna o del vostro uomo che ha contato molto sulla vostra scelta? Cioè, dici, guarda, io con quel seno lì, con quelle labbra lì, con quel viso lì, con quelle mani lì, con quei piedi lì, io ho perso il controllo. Mm-hmm. Tu ce l'hai, no? Il tuo fidanzato, a te ti piace tutto. Sì, è tutto l'insieme, non c'è una cosa specifica. Sì, sì. Io di solito piaccio molto. Sì. Per cosa? Perché sono famoso, diciamo. Il conto in banca. Se avessi continuato a fare il panettiere, sarei morto vergine.